Allora, benvenuti a tutti quanti. Questo è il primo cenacolo dell'anno pastorale nuovo. E spostiamo un momento l'attenzione, anche perché non ho avuto modo recentemente di proseguire il corso di catechesi molto molto lungo. Quindi oggi facciamo una meditazione mariana sul testo della Madonna degli scritti di Maria Valtorte. Ci sarà una meditazione bellissima, perché oggi comincia la meditazione sulla purezza di Maria. Tutto il corso della vita terrena, la verginità perpetua, quindi ci immergeremo in questo mare meraviglioso, appunto, della purezza di Maria. E riprendiamo la lettura quindi del testo del Roschini, proprio dalla sezione che parla, in tutto il corso della vita terrena, la verginità perpetua, dove appunto, come Gesù ci dirà subito, saremo portati nell'azzurro paradisiaco della contemplazione della purezza infinita di Maria. Comincio la lettura e poi, come sempre, ci fermiamo un pochino a rifletterci sopra. «Sorgi e affrettati», disse Gesù alla Valtorta, «ho ardente desiderio di portarti con me nell'azzurro paradisiaco della contemplazione della verginità di Maria. Ne uscirai con l'anima fresca, come fossi tu pure te stè creata dal Padre». Una piccola Eva che ancora non conosce carne. Ne uscirai con lo spirito pieno di luce, perché ti tufferai nella contemplazione del capolavoro di Dio. Ne uscirai con tutto il tuo essere saturo d'amore, perché avrai compreso come sappia amare Dio. La purezza ha un valore tale che un seno di creatura poté contenere l'incontenibile perché possedeva la massima purezza che potesse avere una creatura di Dio. Tutte parole di Gesù, qui sta citando l'Evangelo nei primissimi capitoli, dove appunto si parla della concezione di Maria, di come Dio l'ha pensata e di come era nella sua infanzia. Dio, per manifestarsi agli uomini nella nuova forma e completa che inizia l'era della redenzione, non scelse a suo trono un astro del cielo, non la regge di un potente, non volle neppure le ali degli angeli per base al suo piede, volle un seno senza macchia. La verginità della Vergine, sono sempre parole di Gesù, questa verginità profonda che dà nel contemplarla vertigini d'abisso. Cosa è, si chiede Gesù stesso, la povera verginità forzata della donna che nessun uomo ha sposato? Meno che nulla. Cosa la verginità di quella che vuole essere vergine per essere di Dio, ma sa esserlo solo nel corpo e non nello spirito, nel quale lascia entrare tanti estranei pensieri e carezza e accetta carezze di umani pensieri? Comincia ad essere una larva di verginità, ma ben poco ancora. Cosa è la verginità di una claustrata che vive solo di Dio? Molto, ma sempre non è perfetta verginità rispetto a quella della madre mia. È la vergine, è l'unica, è la perfetta, è la completa, pensata tale, generata tale, rimasta tale, incoronata tale, eternamente tale, è la Vergine. È l'abisso dell'intangibilità, della purezza, della grazia che si perde nell'abisso da cui è scaturito in Dio. Intangibilità, purezza, grazia perfettissime. Ecco la rivincita del Dio, trino ed uno. Maria Santissima fu la Vergine per antonomasia, Vergine di spirito e Vergine di corpo, in tutte e tre le fasi della sua vita, prima del parto, nel parto e dopo il parto. Vergine avanti il suo concepimento, Vergine nell'oscurità di un seno, Vergine nei suoi vagiti, Vergine nei suoi primi passi. La Vergine fu di Dio solo, e proclamò il suo diritto superiore al decreto della legge di Israele, ottenendo dallo sposo a lei dato da Dio di rimanere inviolata dopo le nozze. La verginale purezza di Maria.
è cosa che trascende la fantasia più vigorosa. Nostro Signore negli scritti valtortiani l'ha paragonata alla candida vetta dell'Ermol, al giglio appena sbocciato e alla perla più pura. Ma Maria con la sua virginale purezza trascende, dice Gesù, tutte queste immagini rifulgenti di singolare candore. Osservate, dice Gesù, come pura la vetta dell'Ermon, ancora fasciata nel velo della neve invernale. Dall'oliveto essa pare un cumulo di gigli sfogliati o di spuma marina che si elevi come un'offerta contro l'alto candore delle nuvole, portate dal vento di aprile per i campi di azzurro del cielo. Osservate un giglio che apra ora la bocca della sua corolla ad un riso di profumo. Eppure l'una e l'altra purezza sono meno vive di quella del seno che mi fu materno. Più ancora, guardate la perla più pura che venga strappata al mare, alla conchiglia natia, per adornare lo scettro di un re. È perfetta nella sua iridescenza compatta che ignora il contatto profanatore di ogni carne, formatasi come sia nell'incavo madre perlaceo dell'ostrica, isolata nello zaffiro fluido delle profondità marine. Eppure è meno pura del seno che mi ebbe. Al suo centro è il granello di rena, un corpuscolo minutissimo, ma sempre terrestre. In colei che è la perla del mare, non esiste granello di peccato, neppure di fomite al peccato. Perla nata nell'oceano della Trinità, per portare sulla terra la seconda persona, ella è compatta intorno al suo fulcro, che non è seme di terrena concupiscenza, ma scintilla dell'amore eterno. Scintilla che, trovando in lei rispondenza, ha generato i vortici della divina meteora con la M maiuscola, che ora si chiama e attira i figli di Dio. Io il Cristo, stella del mattino. E conclude: questa purezza inviolata io vi do ad esempio. Ecco, facciamo il primo stop. Questo è il prologo di sezioni che poi si articolano. La prima è Maria fu vergine di spirito, che penso abbiamo già compreso, è la cosa più importante. Gli esempi che Gesù fa della donna che non si è sposata perché non la vuole nessuno. E poi c'è anche però certamente Maria fu vergine di corpo e l'approfondimento, alla luce sempre degli scritti di Maria Valtorta, del dogma sulla verginità perpetua di Maria, no? Penso lo conosciate, vergine prima, vergine durante e vergine dopo il parto. Qui in questa introduzione, dove sono stati citati alcuni panegirici, alcune apologie vere e proprie, insomma, che Gesù stesso fa della verginità della Madonna, si capiscono già alcune cose molto molto importanti. Vedete che la verginità ha un rapporto stretto con l'assenza di peccato. E è così. L'incontaminatezza. Quando Gesù parla, fa l'ultimo esempio, l'avrete notato, dice la perla qui. Bisognerebbe conoscere un po', io so soltanto che le perle si formano dentro le ostriche, ma tutto questo particolare l'ho imparato da lui. Dice che nella perla ci può essere un pezzettino, un frammentino microscopico di rena, sarebbe di sabbia, che lo splendore della perla lo rende un po', dice, no, zero, in lei non c'era né granello di peccato né di fomite, attenzione, dice, compatta attorno al suo fulcro, che non è seme di terrena concupiscenza. Qui si fa riferimento alla preservazione dal peccato originale, no? La terrena concupiscenza. Io un giorno o l'altro approfondirò bene, vi ho già detto, insomma, l'ho detto anche in giro, ci stanno persone che ogni tanto mi contattano, mi dicono quando lo fai, ma è un lavoro abbastanza grosso, perché bisogna approfondire ulteriormente bene il discorso sul peccato originale, l'ipotesi patristica del peccato originale che ha a che fare con queste cose. Vi ho già detto che io ho ricevuto un testo fatto da un insegnante di religione
non lo so che pazienza che ci ha avuto, perché è andato a ripescare gli originali dei padri della Chiesa greci e latine, dal Migne e dalla patrologia greco, in greco e in latino. Cioè, io per tradurre una cosa del genere, insomma, ci metterei per tradurre un passo del genere ognuno di quelli che ha tradotto, almeno, se tutto va bene, una giornata a passo, perché non è, sono cose, anche se uno conosce la lingua, cioè, sono scritti inediti, quindi ci sono delle costruzioni difficili, e ne esce fuori veramente un panorama impressionante. Quindi è certamente materiale che va rimesso in ordine e poi amalgamato, come questa persona ha fatto, con alcuni dati indiretti ma abbastanza chiari che ci vengono dalla Sacra Scrittura e altri che si sono sviluppati nel corso della tradizione teologica della Chiesa. Sappiamo bene che quando una persona si converte, io questo l'ho visto innumerevoli volte, ne sono convintissimo e l'ho sempre predicato e lo predico senza nessun dubbio, e la prima cosa che scompare sono i peccati impuri. Se la conversione è autentica, non solo scompaiono, ma se si sono commessi, nonostante la vergogna, insomma, quindi l'impegnatività che comporta la confessione di queste materie, insomma, che sono abbastanza scabrose, si fa completamente piazza pulita, nel senso che tutto quello che c'è stato, perché la coscienza, quando incontra il Signore profondamente, non può convivere con queste cose, non ce la fa. E se ci convive, non ha ancora incontrato il Signore. Questo io sono proprio diventato, è la stessa cosa, e la stessa cosa si riverbera poi, cioè, questo non sono, cioè, c'è qualcuno che può pensare che queste siano fissazioni da parte di uno che sia sessuofobo oppure maniaco di certe cose. Ci ho pensato tante volte, me lo sono chiesto, ma uno non può negare, dalla mia parte, insomma, io sono un sacerdote, quindi ho conosciuto innumerevoli, per grazia di Dio, quantità di anime, uno non può negare quello che gli appare come una quasi evidenza, cioè talmente ricorrente, talmente frequente, talmente normale. Certo, non è che uno smette di fare i peccati impuri, è già santo, canonizzato e va in paradiso. No, certo, non è solo questa la vita, magari fosse solo questa, no? Però certamente questa è lo spartiacque. Il motivo è anche molto, cioè, ci sono anche delle motivazioni profonde, no? Sapete che c'è un adagio antichissimo, voi che conoscete, come dire, le catechesi, la predicazione, lo sapete, ma che dice così: in re Venere ha non dato parvitas materia, in latino, cioè nelle cose di Venere. Sapete che Venere era la dea della lussuria, diciamo così, non c'è mai materia lieve, mai. Per cui un peccato di pensiero impuro, un peccato mortale, un peccato di parola impuro, un peccato mortale, d'accordo? Un atto impuro, per quanto, come dire, non grave come le forme, diciamo così, ma commesso con piena avvertenza e deliberato consenso, è un peccato mortale, sempre. D'accordo. Quindi quando si entra in questa materia, dicevano un tempo i maestri di spirito degni di questo nome, la materia dell'impurità, sapete quando Gesù guarisce i lebbrosi nel Vangelo, i padri, noi dobbiamo tutti quanti sotto questo punto di vista certamente ritornare alla grande sapienza degli antichi, sapete che ogni volta che Gesù faceva un miracolo lo interdice. Che cosa rappresenta questa malattia del corpo? La lebbra, due cose, a due cose è stata accostata: alla lussuria, al peccato impuro, e alla eresia. Adesso vi spiego perché. Ma la stragrande maggioranza, diciamo così, degli accostamenti è alla lussuria. Perché? Perché la lebbra deforma completamente la persona, la fa diventare un mostro. E manda una puzza, se uno si accosta vicino a un lebbroso, puzza più di quanto puzza un cadavere in decomposizione. Perché questo è ciò che l'impurità fa nella nostra anima.
E purtroppo già basta nascere col peccato originale, anche se uno non fa niente. Pensate alla Santa Gemma Galgani, che era proprio la purezza acquisita fatta carne, proprio. Forse non lo so se c'è stata un'anima più candida, ce ne sono tante, insomma, tra le vergini del Signore, no? Ma c'aveva comunque il peccato originale. C'aveva. Ecco perché la Madonna non ci ha avuto nemmeno il peccato originale, che inerisce a noi. Perché? Perché il peccato originale, anche se uno non accettasse l'ipotesi che il peccato originale è stato un atto sessuale, ma, questo la Chiesa lo insegna, il peccato originale viene trasmesso nell'atto del concepimento. Proprio in quell'atto lì, il Salmo 50 dice: nel peccato mi ha concepito mia madre. E che una coppia sia sposata in chiesa, questo se lo chiedono anche alcuni padri, quando dice: ma come mai sta cosa succede pure? Ma come, se il matrimonio lo sana, non si dovrebbe trasmettere l'infezione. E guardate la loro sottigliezza, dice: il matrimonio che cosa sana? Sana l'atto. Cioè, sapete che la congiunzione carnale al di fuori del matrimonio è peccato mortale, fornicazione. E guardate che io tante volte, questo sarebbe, dico, cioè, il senso del sacramento del matrimonio, uno dei sensi principali, è proprio questo. Cioè, la grazia di Dio, come dire, guarisce, toglie la peccaminosità di un atto che di per sé non si dovrebbe fare. Ma l'infezione viene trasmessa comunque. Allora, può Dio aver pensato come forma ordinaria di generazione della razza umana un atto che trasmette un'infezione che ci porta alla morte e tutte quante le miserie che persegue? Cioè, può essere una cosa che è venuta direttamente da Dio? Capite? Cioè, quando uno riflette, si fanno queste riflessioni, guardate, queste riflessioni sono teologiche, però l'ho detto anche ieri sera, devo parlare ieri sera, ho parlato di qualche altra cosa, durante l'ora santa e durante la meditazione anche di ieri mattina, no, e durante la catechesi di ieri sera, dal non senso alla vita di cielo, sul discernimento. Noi dobbiamo imparare a far funzionare, a porci le giuste domande, cioè a situarci dinanzi ai problemi, perché siccome la volontà di Dio noi non la possiamo conoscere con certezza, ho citato ieri sera il bellissimo passo della Sapienza. Ma chi lo può sapere cosa pensa il Signore? Ma chi lo può sapere come sono andate le cose 2000 all'inizio della storia del mondo? Il libro della Genesi descrive delle situazioni reali, ma si capisce che quello è un linguaggio che esprime un fatto vero, ma in termini simbolici, in termini velati. Dio fa sempre così. Cioè, la rivelazione, è proprio il termine tecnico, sapete perché si chiama rivelazione? Il professor Fisichella, le lezioni, perché... Pensate all'altare quando sta sull'altare, coperto. Lì c'è un velo, d'accordo? Quando tu alzi il velo, che si dice, tu sveli qualcosa. Ma rivelare vuol dire che alzi e poi abbassi. È velato, sveli e riveli, quindi ti fa vedere, alza un attimo, tu vedi qualcosa e poi però... Quindi non c'è una visione nella fede come quella che ci arriva in paradiso, chiara, luminosa e distinta. Quindi tu vedi qualcosa, su quel qualcosa che hai visto devi cominciare a riflettere, devi cominciare a meditare, cercando, guardate che si riesce bene, se uno impara a pensare bene, perché per questo ci ha dato l'intelligenza nostro Signore, non per stancarsela appresso alle stupidaggini o alle sciocchezze del mondo e della vita terrena, capite? Quindi tante cose su questo argomento si capiscono senza troppe difficoltà, solo se uno accetta di cominciare a usare l'intelletto in un certo modo. Quando una persona si entra in contatto con la verità, allora uno può avere una reazione immediata, come dire, perché che cosa succede? Il processo psicologico che si attiva in noi quando entriamo in contatto con queste cose. Anche questo è molto importante saperlo. Allora, supponiamo che io abbia una vita o abbia fatto delle scelte di vita, presenti o passate, che siano completamente distoniche con questo punto. Ci stiamo parlando della purezza, d'accordo? L'importanza della purezza e, per esempio, il fatto che proprio l'impurità è stata la causa della rovina dell'umanità, perché questo sarebbe se il peccato originale è stato questo, giusto? Supponiamo che una persona ha una forma mentis mentale che dice: ma io non c'è niente di male.
Quindi si mette in confronto con questa cosa partendo da questo background. Qual è la prima cosa che farà appena sente dire qualcosa? Gli parte il disco interiore, comincia a difendersi, comincia a dire, ma che sono queste cose, ma che è sta roba, ma che qua, ma a destra, ma a sinistra. Quindi, e comincia questo subbuglio interiore. Questo subbuglio interiore è supportato da un'attività difensiva dell'intelletto, cioè la tua testa deve cominciare a crearsi una serie di buone motivazioni per cui il tuo errore sia suffragato e quindi riesca a respingere senza che tu ti senta in colpa la verità che ti viene annunciata. Se non mi seguite, alzate la mano, eh? Allora, facciamo un esempio su questa cosa. Ma se il peccato originale fosse stato questo, ma che ce l'ha fatti a fare il nostro Signore agli organi genitali? Obiezione. Che ce l'ha fatti a fare? Che ce l'ha fatti per non usarli per niente? Se ce l'ha fatti, a qualcosa serviranno, quindi non può essere stato questo. Motivazione apparentemente niente male, no? Allora, questo vale su tutte le cose. Come si esce da questa cosa? Al numero uno, non entrando in questa, bene, devo sapere che dinanzi all'annuncio di una verità che mi mette in crisi, mi partiranno questi processi, questi io non li posso controllare, questi partono in automatico, questi sono... Voi sapete che noi abbiamo il principio di sopravvivenza insito nel corpo umano, cioè se una persona ti mette il mano davanti alla bocca e al naso, tu non è che dici offriamolo al Signore e aspettiamo la morte. No, tu cominci a dimenarti e a cosarti perché c'è l'istinto di sopravvivenza, ti devi togliere da questa cosa qui. Ed è bene che sia così. Quindi anche questi processi mentali che noi abbiamo non sono di per se stessi negativi, perché sono anche una difesa al nostro equilibrio, no? Ecco. Però possono diventare un problema, quindi tu lo devi sapere che partono queste cose, però sai che partono, devi accettare il confronto, devi superare questa difficoltà e dire vediamo, apriamoci, non diciamo subito di no a priori. Come farai a conoscere che hai accolto la verità? Guardate che c'è soltanto una risposta: quando tu avrai dato l'assenso a quello che è vero, dici, avverti un senso di profonda pace, sei convinto, dici, ci picchio, non ci avevo mai pensato, ero convinto del contrario, mi sono sbagliato, ma mi sa tanto che è proprio così. Quindi, c'è questo processo interiore, questo vale per questo e vale per tutte le cose. Quindi dinanzi a una botta del genere con cui arriva nostro Signore, che è partito veramente, cioè come avete visto quando c'è stata proprio un'irruzione, quindi con una apoteosi della verginità di Maria, un'esaltazione immensa, no? E come mai? Pensate poi che la Vergine è l'unico titolo, proprio come dire, se uno gli piace tanto la Bibbia, evangelico. L'angelo fu mandato a una vergine promessa sposo. La vergine si chiamava Maria. La vergine, con la V maiuscola. Tant'è vero che si chiama anche nel parlare comune la Santa Vergine. Ancora, questo particolare, vergine di corpo e vergine di spirito, quindi questa ci fa comprendere anche, questo come passaggio introduttorio, poi magari un pezzettino ce l'andiamo, non riusciremo a fare tutta la Vergine di Spirito, ma ci andiamo a vedere, fa comprendere un punto fondamentale, cioè che, e questo è un punto per la nostra, come dire, dottrina cattolica, teologia cattolica, chiamatela come vi pare, di una importanza assolutamente capitale, cioè noi non siamo, come per le persone che sono un pochino più colte ritenevano i filosofi greci di matrice platonica, cioè la nostra anima non sta nel nostro corpo così, quindi c'è un principio dualistico, c'è il corpo che fa vita a sé stante e c'è l'anima che se ritrova qua dentro non sa manco bene che sta a fare. Anche questa è una dottrina che sembrerebbe apparentemente giusto, no? Guarda, le cose del corpo, monnezza, quello che conta è l'anima, sì, però se uno applica bene queste conseguenze, gli eretici di cui viene parlato, di cui si parla nel libro dell'Apocalisse, nei primi tre capitoli, i Nicolaiti, che erano una forma primitiva di gnosticismo, sapete che cosa dicevano? Gesù dice, io li detesto, e li accosta a Jezabele,
la moglie empia del re Acab, quella che perseguita Elia. Sapete cosa dicevano i Nicolaiti applicando questo principio? Oh, siccome quello che conta è l'anima, giusto? Il corpo non conta niente. Ci arrivate da soli? Allora, tutto come te pare. Ti puoi sfrenare come vuoi, davanti, bianco, verde, omosessuale, eterosessuale, tanto queste sono cose, cioè, riguardano il corpo. Cioè, invece, le cose importanti è la conoscenza della verità, è il contatto con il trascendente, l'unione con Dio, che riguarda lo spirito. Cioè, non gli è stata troppo retta, sono cose che le vuoi fare, valle, non le vuoi fare, fa niente, non hanno nessuna importanza e nessun valore. Sono le stesse cose scusatemi l'accostamento un po' brutale, no? Di chi entra nudo in chiesa oggi e tu gli vai a dire, guardi che forse stanno i cartelli, e che il nostro Signore guarda questo? E mica guarda questo il nostro Signore, che sono queste le cose importanti. Guarda che se fate così lasciate le chiese vuote, già non c'entra nessuno, così rimangono deserte. Non sto giudicando, cioè, cosa ci sta dietro questa risposta? Io non sto giudicando la persona, però non sa neanche quello che dice, magari ci crede in questa cosa che dice, ma c'è questa visione, ma questo che gli fa? Se vado nudo vado vestito, ma che gli fa? È che ne hai mai visto un paio di che? Ne hai visto due gambe? Che sarà mai? Allora, questa è un'eresia assolutamente incompatibile per noi cattolici, perché per noi il corpo e lo spirito sono una unità. San Paolo diceva che l'anima è la forma del corpo. Sapete cosa significa la forma? La forma vuol dire che in forma, che tocca, cioè un nostro atto, dice, dove si trova l'anima? Sapete qual è la risposta tecnica dell'anima? Un po' difficile, poi però ve la spiego, è filosofica. Cosa dice? Dove si trova la tua anima? Dove sta? Sapete tutti gli scienziati che andavano alla ricerca dell'anima, cominciavano a vivisezione al cervello, c'era Cartesio che aveva detto forse sta qua, dove sta l'ipofisi? Tutte sciocchezze. San Tommaso risponde, l'anima si trova, è come Dio nel nostro corpo, si trova tutta dappertutto, è tutta, in tutto il corpo, con la totalità della sua essenza, ma non con la totalità delle sue funzioni. Perché per esempio le facoltà spirituali dell'anima, l'intelligenza e la volontà soprattutto, non si trovano negli atomi del piede, ma si trovano nel cervello. Ma l'essenza dell'anima si trova pure negli atomi del piede. E da un punto di vista metafisico e filosofico, il motivo per cui se ti danno una martellata sul piede tu dici aia, è perché nel piede c'è l'anima. Chiusa parentesi. Quindi come quello che io faccio nello spirito, come dire, influenza il corpo, è vero anche il contrario. Capite? Perché se la rovina della razza umana, che è degna di quello che è, perché è una natura di tipo spirituale, noi abbiamo l'anima spirituale, noi siamo capaci di conoscere Dio, siamo liberi, siamo capaci di amarlo, saremo capaci di vederlo. I nostri cagnolini, i nostri gattini non lo vedranno Dio, anche se continueranno a vivere nell'eternità creata e li potremo rincontrare, ma loro Dio non lo vedranno mai. Godranno certamente tanto, ma l'essenza di Dio è quello che noi vedremo. Gli animali non lo possono vedere, perché l'anima spirituale non ce l'hanno. C'hanno una forma inferiore di anima, che si chiama tecnicamente l'anima sensitiva, secondo la terminologia dei filosofi classici. Qui, dal non senso alla vita di cielo, plim plom, sì, degli arquisti, puntate precedenti, di quello che abbiamo fatto quando si parlava della struttura antropologica dell'uomo, no? Quindi capire bene il discorso sulla verginità e sulla sua importanza ci fa anche capire e ci porta dentro il cuore della dottrina cattolica, che insegna che l'uomo è una unità. Per cui non solo che non è vero niente quello che dicevano i Nicolaiti, tu fai carne da porco, perdonatemi il termine, non succede niente. No, quelle sono le cose che non sono le cose più gravi al cospetto di Dio. La superbia è un peccato molto di per sé,
quindi la superbia di chi si fa come, come Dio, lo sfida e gli disobbedisce, quello è quello che ha fatto Lucifero, è il peccato più grave in assoluto, in sé, anche perché è direttamente contro il primo comandamento. Ma quello che fa più danni a noi, che siamo, gli angeli sono puri spiriti, gli angeli non li possono fare i peccati impuri che fanno, ce l'hanno il corpo, capite? Per cui per loro il peccato spirituale, come dire, devastante è la superbia. Noi quando facciamo il peccato delle superbia, ma il nostro Signore si fa pure a volte, dice, ma questo non sa manco che dice, perché non abbiamo la percezione. Quindi i peccati impuri non sono i più gravi di tutti, ma sono quelli che fanno più danni di tutti, che abbrutiscono profondamente l'anima, che la persona, che la abbassano, la degradano. Questo è quello che ho sempre insegnato. E capite, se un giorno il magistero della Chiesa, e io spero che lo faccia, rispolvererà queste cose e arriverà a dire è fondato pensare che il peccato originale è stato questo, questo sarà ancora più dimostrato, capite? Perché da un atto del genere viene la rovina del genere umano, e allora si capirà ancora meglio come mai la Madonna è stata la prima Vergine. Qui a un certo punto dice, nel passaggio che abbiamo visto, fa riferimento a San Giuseppe, i diritti di Dio superiori alla legge di Israele. Nell'Antico Testamento non era come oggi, eh? Le donne non potevano non sposarsi, non potevano rifiutare di sposarsi e di fare figli, era proprio un obbligo sancito dall'antica alleanza. Ecco perché l'antica alleanza con la venuta di Gesù non è stata del tutto cancellata, ma in certi punti è stata superata. Prima che comparisse la Madonna, la verginità consacrata non esisteva, e la Madonna ci è arrivata da sola fin da quando era bambina, lo vedremo nelle prossime cose, fin da quando era piccolissima, e dirà lo Spirito Santo mi illuminò sulla causa del male che è nel mondo, lo sentiremo dire più avanti. E quindi decisi, io questa cosa non la farò mai. E per la Madonna fu un problema, perché dice non la farò mai, però se non faccio questo non sarò madre. E per una donna rinunciare a essere madre, soprattutto per una donna ebrea che aveva come ragione di essere quella di fare figli per donarli al popolo di Dio, a Yahweh, era una tragedia. Quindi questo cuore delicatissimo di Maria, che sentiva queste cose, poi però è il Signore che ha fatto, che si è inventato, l'ha lasciata vergine, l'ha fatta diventare madre, e mica di uno qualunque, madre di Dio. Cioè, non so se non... capite, cioè, sono veramente cose, a mio avviso, queste qui veramente, insomma, grosse, su cui meditare. Leggiamoci un attimo soltanto un'introduzione alla Vergine di Spirito, proprio un'introduzione, perché poi c'è stato un passaggio che bisogna goderselo con calma, quindi alla prossima puntata. Prima che di corpo Maria Santissima fu vergine di spirito, come ebbe origine in lei questa sete di perfetta purezza, di piena e perenne donazione a Dio? Ce l'ha detto lei stessa, ecco quello che vi ho appena citato, adesso si legge. Dice infatti alla nostra veggente, mi ero consacrata a Dio fin dalla prima età, perché la luce dell'Altissimo mi aveva illuminato la causa del male nel mondo, il peccato originale di disordine sessuale. Tra parentesi, queste sono note del Roschini, che ha capito, anche perché più avanti Gesù dà delle spiegazioni che fanno propendere fortemente per questa ipotesi. Ed avevo voluto, per quanto era in mio potere, cancellare da me la traccia di Satana. La traccia di Satana. L'espressione che inizia con per quanto è così modificata, c'è una nota qui nell'espressione da tiroscritta dell'opera, con precoce atto di libera volontà annullare, con un voto di verginità inconsueto in quei tempi e in quella religione, ogni possibile futura soggezione ad una carne gemella. Cioè, quello che ha detto la Madonna è, io questa cosa, anche se adesso, voi sapete, le persone che sono sposate non si facciano venire paturni, adesso non ci si può fare niente, perché dopo che è stato commesso non è più possibile evitarlo, è possibile solo santificarla quella cosa lì, ma se uno la evita cessa di essere la vita umana, e che cessi la vita umana Dio non vuole. Quindi lo potremmo chiamare, tra virgolette,
come dire, un danno collaterale inevitabile, necessario. Però la Madonna, per questo suo, dice, io, come dire, annullare ogni possibile futura soggezione ad una carne gemella, e dice, cancellare per quanto sta in me la traccia di Satana. Io questa cosa non la voglio rifare. Questo ha detto. Ecco perché ha fatto questo voto. E dicendo, dice, ma come famo? Perché era una cosa inedita, non c'era. Però l'ha fatta, e l'ha fatto un voto. Ha detto, questa cosa non c'è. Io la sento, io te lo dico, e poi pensaci tu. Se non ti piace, come non detto. Presumo, insomma, secondo il nostro modo di pensare, no? Lo Spirito di Dio, prima ancora di istruirmi sulla mia preservazione dal peccato originale, cosa che lei non conobbe con certezza se non alle parole dell'angelo, prima lei non sapeva di essere la senza macchia, mi aveva istruita sul dolore del Padre Celeste davanti alla corruzione di Eva. Tenete presente che secondo la Sacra Scrittura chi ha cominciato è stata la donna. Adesso mi dispiace, cioè, però è la verità, che ci possiamo fare. Che aveva voluto avvilire sé, creatura di grazia, ad un livello di creatura inferiore. Vedete che cosa? Cioè, fare questa cosa nella letteratura valtortiana vuol dire che, cioè, tu avresti avuto un grado di essere superiore a quello degli animali. Facendo quella cosa, tu hai introdotto nel mondo umano la riproduzione sessuata, che è quel fenomeno tipico dei mammiferi, quindi di un grado di essere inferiore, quindi tu sei sceso, capito? Sei sceso di un livello. E questo ha dato un dolore immenso al Padre. Cioè, voi immaginate Dio che vede la degradazione, cioè, ma che, rendendosi conto, tra l'altro, noi no, ma lui sì, cioè, capite, chi si sfamava del cibo degli angeli, il figlio del prodigo è proprio l'immagine, si va a nutrire delle carrube dei porci. Cioè, passi dalla mensa del re dei re, dove si mangiano ostriche, caviale, vongole veraci, scampi, mazzancolle, speriamo che mi faccia qualcosa per oggi il compleanno mio, ste leccornie qui, poi che altro mi piace, te ne pensi tutto quello che te pare, cioè, che capito, con i camerieri in guanti bianchi, i vini più buoni, raffinati, gli champagne da 400 euro a boccia, eccetera, eccetera, a mangiare le carrube dei porci. Perché questo è stato. Voi pensate, Dio che guarda questa cosa, cioè, insomma, non è stato un bello spettacolo, no? E la Madonna, la delicatezza, dice, Dio ha visto questo spettacolo, no, non mo gliene faccio vedere un altro io. Non è possibile che rimane questo film dell'orrore. Facciamogliela vedere una sceneggiatura, insomma, un po' meglio, no? Era in me l'intenzione, sentite, questo deve, capite? Se amiamo la Madonna, noi dobbiamo cominciare a diventare un pochino così. Molte volte noi dinanzi al male non possiamo fermarlo, il male, questo è semplicemente quello che fanno gli altri. Che possiamo fare? Cosa possiamo fare? Io no. Se ci riesco, non è superbia questa qua, se ci riesco, provo a farti vedere qualcos'altro, per quanto io non so come la Madonna, che cioè, tappa di mezzo occhio, d'accordo? Perché vedrai comunque delle cose pastrocchiate, però almeno ci provo a farti vedere altro. Questo lo possiamo sempre fare. Vanno in giro tutti nudi e io mi vesto, tornando al coso di prima. Capito? Dicono tutti le parolacce e io non le dico. Bestemmiano tutti, io le riparo e non le faccio. Per dire, no? Tanto per fare esempi proprio sciocchi. Era in me l'intenzione di addolcire quel dolore, riportando la mia carne alla purezza angelica, col serbarmi inviolata da pensieri, desideri e contatti umani. Quindi vedete come sale subito dalla carne allo spirito, quindi non è soltanto un problema corporeo, ma è un problema dove sono i miei pensieri, dove sono i miei desideri, con chi bramo stare. Solo per lui il mio palpito d'amore, solo a lui il mio essere. Ecco proprio la quintessenza della verginità. E poi conclude, ma se non era in me azione di carne, era però ancora il sacrificio di non essere madre. Quindi la fa, e quindi questa cosa che lei fa le costa
il sacrificio volontario, perché non si immaginava, della rinuncia alla maternità. Che insomma, io non sono donna, queste le cose, sono cose che capisce un po' meglio una donna, sicuramente insomma per una donna non è insomma una rinuncia da poco. E la Madonna l'ha fatta. Bene, ci fermiamo qui perché la prossima volta c'è un exploit di un dialogo tra la Madonna e Sant'Anna. Gli episodi di Maria Bambina dell'opera secondo me sono una delle chicche più belle di tutti quanti questi scritti. Quindi la prossima volta con calma ce li gustiamo dal profondo. Siano lodati Gesù e Maria.